Sto dicendo che ti sta ponendo. Non le piaccio, mi dispiace. Non le piaccio. No. Spalmare. Spaventa. Spalmare è un termine che usano. Spalmare è un termine che usano i sindacalisti, che usano i politici di destra e di sinistra. Non è mica un'accusa a lei, capisce? Si può, come dire, sentire tranquillo che nessuno l'attacca. Sono tranquillissimo, lei un po' meno stasera. Io sto facendo il mio lavoro e quindi non sono tranquillo, no, mi agito per cercare di farmi capire al meglio e vorrei che lei mi aiutasse. Non si senta accusato dal fatto che ha usato la parola spalmare. Sta facendo una parola cosa che usano in tanti, unico, sì. Comunque. A senso unico. Vabbè, andiamo avanti. Spalmare i bambini vuol dire, tradotto, fare in modo... Ad esempio il Partito Democratico della Lombardia in un documento sulla sicurezza e l'ordine pubblico di quest'estate, quindi piuttosto recente, aveva proposto l'obiettivo che non ci siano più del 20% di bambini stranieri in ciascuna classe. Abbiamo già visto qua Brescia, Milano, come non risulti praticato. Non so nemmeno se sia praticabile questo obiettivo, non più del 20% in ciascuna classe. Questo è spalmare. Poi, se qualcuno vuole offendersi, lo usano a destra come a sinistra come al centro. Cattolici, non cattolici, leghisti, non leghisti, ebrei, cristiani, musulmani, lo usano tutti spalmare, per capirsi. Però la vera questione è... se sia verosimile o se non stiamo illudendoci di contenere il problema o con classi provvisoriamente separate o con un numero di stranieri limitato, quando invece la demografia nella scuola è arrivata prima che altrove. C'è già una presenza massiccia che supera il 20% in prospettiva. Oggi è al 7-8%, ma lo sarà molto di più. Ma vede, a parte appunto quella parola che comunque non è bella, se ne potrebbe parlare fino a domani, ma insomma abbiamo capito che il problema non è linguistico, quindi il test linguistico si può anche fare a meno di farlo, perché il problema è lo spalmare. E questo è un problema, ripeto, che è stato sentito da lei, hai appena ricordato, insomma, che il Partito Democratico ha proposto una cosa simile. Il PD della Lombardia, diciamo. Spero che quello nazionale non sia d'accordo, perché sono fazioso effettivamente, ma e lo dico, però. Io certo. Personalmente credo che noi qui stiamo facendo una cosa ben peggiore dello spalmare. Ci stiamo nascondendo tutti quanti e insomma bisogna uscire fuori da sto nascondiglio, dietro ai bambini. Perché il problema dell'integrazione non è un problema dei bambini. I bambini si integrano. Le classi dove ci sono anche l'80% di bambini provenienti da paesi stranieri sono tutto sommato dei luoghi pacifici dove non succede niente. Sono i genitori di questi bambini che non hanno piacere di condividere l'aula quando si incontrano con i maestri, se la percentuale degli extracomunitari è alta. Questo è il problema, cioè andare a dare la colpa ai bambini, a dare la responsabilità di integrarsi ai bambini, quando non si tocca nemmeno con la punta della penna il problema dei genitori, genitori immigrati e genitori invece nativi, come ho sentito dire prima. Secondo me questo discorso è una colossale presa in giro, perché abbiamo sentito o no a marzo che cosa si vuol fare dei genitori di questi bambini se non sono in regola? Li si vuole processare, cioè la loro condizione diventerebbe reato. Allora, come si può continuare a discutere di questa cosa quando ormai il re è nudo e si è capito che quella proiezione demografica, che peraltro è del tutto attendibile, viene considerata quasi come un affronto da una quantità di persone che, ripeto, lo ripeto per l'ennesima volta, come singole persone io non mi sento di condannarle. Quando però mettono in moto un meccanismo politico per fare le leggi in rappresentanza di questo loro essere quasi razzisti, allora mi spavento, perché non è più
una reazione, diciamo, umana, ma diventa un partito, diventa una, un'ideologia, ed è a un passo dal razzismo. Anna Maria Mariani è insegnante a Novara, per l'appunto, l'abbiamo citata tanto, ma non è in una di quelle scuole lei? No, io insegno nelle superiori, quindi. Io volevo notare una cosa, l'impostazione della trasmissione mi sembra messa in modo tale che l'onorevole Cotta è l'orco della situazione, che anziché mangiare spalma i bambini. No, ma la gente, voglio dire, la gente si rende perfettamente conto della realtà, anche perché i sondaggi che sono stati fatti dicono, non fatti da noi, che il 73% delle persone è d'accordo con la nostra mozione. Poi io stasera ovviamente cosa devo fare? Sorrido di fronte a certe cose, cioè che il test di superamento... Ma lasci parlare la professoressa, era gentile con lei, diceva che la sto maltrattando come orco, ma lei è ospite abituale dell'infedele, sa che... Scusi. Sentir dire che il test linguistico traumatizza i bambini, questo mi sembra veramente troppo. Un test traumatizza un bambino? Cioè una qualcosa che verifica il livello di conoscenza linguistica e poi la realizzazione di una, l'inserimento in un corso intensivo traumatizza un bambino. Allora... diciamo che vogliamo fare strumentalizzazione, che non vogliamo affrontare il problema, va bene, noi lo affrontiamo il problema, perché sappiamo che il problema esiste e siamo contenti di porre questi problemi e di guardare in faccia la realtà per quella che è. Io così molto pacatamente le ho proposto un altro tipo di obiezione, e cioè se non sia più efficace all'apprendimento dell'italiano, della cultura italiana, la convivenza... con il sistema i bambini attuale italiani. Non è efficace e il sistema attuale è quello. Cioè, ma chi lo dice? Vuole proseguire? Prego. Sull'argomento strumentalizzazione bambini, io trovo che sia veramente vergognoso, siano vergognose quelle immagini di bambini che sfilavano strumentalizzati dagli adulti. Dove, contro, scusi? La riforma Gelmini. No, non le abbiamo viste stasera. No, che sono stati trasmessi. Ma ci racconti della sua esperienza, professoressa? Volevo ritornare sull'argomento invece specifico. Allora, io credo che sia compito di qualunque governo, di un buon governo, quello di normare e di cercare di vedere più avanti. Ora, tutti gli esperimenti che sono stati fatti finora dalle varie colleghe che hanno illustrato sono frutto di tanta buona volontà, perché effettivamente nella scuola c'è tanto volontariato, però, e professionalità sicuramente. Però abbiamo appena detto, lo diceva prima dell'interruzione, che questo fenomeno attuale è un fenomeno che sarà in evoluzione. Allora io credo che il problema debba essere affrontato in maniera migliore da chi ha il compito di normare, in modo tale che ci sia una certa uniformità per tutte quante le scuole, che anziché attingere dai fonti di istituto e dal volontariato sia lo Stato a pensarci, magari attraverso quei risparmi che la riforma Gelmini prevede, e questi soldi risparmiati dalla riforma Gelmini siano meglio utilizzati. Parliamo della sua scuola, abbiate pazienza. Lei lavora, è la prima che interviene lavorando da professoressa in una scuola secondaria, un istituto professionale. È interessante tecnico. Questo? Tecnico, mi scusi, ha ragione, un ITIS. Mi risulta che sia a quel livello di adolescenti che magari di recente immigrazione, lì sì che trovano grandi difficoltà a entrare nelle dinamiche di un programma di matematica piuttosto che di geografia che è andato molto avanti, con in più l'handicap linguistico. Tant'è vero che lì spesso dei ragazzi anche di 17-18 anni si iscrivono in prima, in seconda, loro stessi accettano l'idea di perdere qualche anno pur di rientrare in carreggiata, no? In situazioni di questo tipo, nella sua scuola, all'Istituto Bermani di Novara, lei vedrebbe con favore una classe di inserimento, una classe ponte, una classe separata, la chiami come vuole lei? Io credo che sia un'ulteriore opportunità che viene data ai ragazzi per poter più velocemente appropriarsi dell'unico strumento
veicolare per poter apprendere poi le altre materie. Io non voglio crearle, come dire, un po'